D'un tratto, un giorno, la realtà quotidiana è stata capovolta. Il frastuono sulla strada si è trasformato nell'insistente cinguettio degli uccelli tra le siepi. Il vociare umano ha lasciato il posto ai rumori di TV e telefoni. I passi, più o meno rapidi sul selciato, si sono acquietati. La routine convulsa è morta. Tutte le serrande sono abbassate. Il pane ha un rinnovato profumo. Gli sguardi umani si sono disumanizzati, non reggono il timore del virus dell'altro. Dolci sono rimasti solo quelli dei selfie, così lontani dalle anime. Ci accontentiamo, ci crogioliamo di un'umanità asettica, ci droghiamo di una melodia sintetica. Dietro le finestre socchiuse dell'anima nostra e dei nostri occhi, piangiamo. Le mie lacrime calde ti sfiorano, annullando tempo e spazio. Le mie braccia bianche ti raggiungono nella disperazione, tramite la paura per la tua vita. Stringo al cuore i tuoi occhi, così vicini dentro il mio esistere. Imploro il Dio, in cui più non credo, di proteggerti da ogni male. Piego ogni anfratto del mio essere ad una preghiera sfrontata ed egoista. Nulla ha più senso ora, solo il mio sfrenato amore canta alla finestra della mia esistenza. Mi chiamo Francesca Romaldi e ho recitato questa poesia per il Festival Internazionale della Poesia di Milano.